Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Brawl Stars. Arriviamo a 1000 like, condividete il video e iscrivetevi al canale se siete nuovi. Lasciate hashtag Brawl Stars qua sotto i commenti per ricevere un cuoricino. E andiamo avanti con questa nuova puntata ragazzi. Oggi andremo a vedere appunto, visto che c'è stato il Brawl Talk, delle altre piccole notizie interessanti sul nuovo aggiornamento. Vi metterò le immagini qui di seguito e andremo a vedere insieme appunto che cosa abbiamo scoperto. La prima cosa che andiamo a vedere ragazzi è questa immagine presa direttamente da Brawl Stars stesso, perché effettivamente la prima cosa che mi è stata detta durante il Brawl Talk, non hanno fatto vedere la super del nuovo pinguino. Per quale motivo? Perché è work in progress, quindi sicuramente non hanno ancora abbinato la skin adeguata alla super. E quello però che possiamo vedere all'interno dell'anteprima del gioco è proprio l'immaginina del pinguino che sarà lanciato dalla sua super, quindi in pratica è stata già mostrata come sarà l'abilità. Questa è una particolarità molto interessante su cui molti sono cascati. Allora, hanno detto, prima di tutto, i bot hanno le skin. Effettivamente è una cosa molto interessante perché prima sembrerebbe che non fosse così, almeno da quello che si dice nella community. In più hanno visto che Brock ha 4060 di vita, quindi si pensava a un power up di vita, a un aumento. E invece non è così, ragazzi. Dopo vi farò vedere una clip molto interessante che vi mostra perché aveva 4060 di vita. Questo ragazzi è un rallenti del Brawl Talk, andiamola a vedere bene. Vi fa vedere che il Brock quando spara, come potete vedere dal cerchietto rosso che viene selezionato, spara il colpo del nuovo Brawler, quindi assolutamente una cosa stranissima. Guardatelo, rivediamolo insieme. Ok, rallenti, guardate il colpo. Bam, e fa il zompino. E adesso ve lo fa rivedere nella seconda clip, guardate. Bam, e fa il saltino. Quindi che cosa vuol dire ragazzi? Che effettivamente stavano testando il nuovo Brawler senza avergli messo ancora la skin e quindi sembrava che Brock fosse stato potenziato di vita, invece quella è la vita del pinguino. Questa immagine è molto interessante ragazzi, andiamola a vedere. Allora, in alto possiamo vedere l'immagine, quella della clip che hanno fatto per il Brawl Stars Championship nuovo del 2020, dove c'erano appunto queste persone che giocavano a Brawl Stars e poi si trasformavano negli stessi Brawler quando giocavano. Tutto a destra possiamo vedere un'immagine, una persona, una ragazza molto interessante che assomiglia tutto e per tutto alla nuova skin di Brawl Stars che uscirà nel nuovo aggiornamento. Questo invece è un commento di Frank direttamente dal Twitter. Allora, che cosa dice? Dice che le skin arcade saranno disponibili all'acquisto soltanto durante questo evento e poi torneranno il prossimo anno, quindi approfittatene. Allora, Trophy Road invece ti dice che non avranno la possibilità di dare i reward, quindi le ricompense, retroattivamente, nel senso che non potranno dare quelle lì che sono già passate. Infatti dice, come è successo quando abbiamo introdotto Brawler come Tick, 8-bit e MZ, che praticamente hanno rimpiazzato le mega casse. Ok, molto interessante questa cosa. Guardando un'immagine presa dal Brawl Talk di oggi possiamo notare una cosa molto interessante. Hanno mostrato appunto la modalità nuova e in più hanno fatto vedere una mappa che sembra molto simile a questa Stonefort. Questa potrebbe essere diciamo una teoria perché non è sicuro effettivamente, però la mappa sembrerebbe molto simile, specialmente la parte centrale. E si riescono a intravedere anche i cespugli laterali che sono molto simili in effetti. Chissà, una mappa nuova molto simile o proprio la Stonefort che è ritornata? E niente ragazzi, queste erano tutte le novità e tutte le particolarità che abbiamo potuto intravedere e che anche molti della community hanno potuto notare effettivamente durante questo Brawl Talk. Non ci sono stati potenziamenti per Brock, abbiamo sfatato. In più ci sono tante altre particolarità anche nelle mappe nuove, come quei bellissimi che si vedono nell'immagine qua dietro di Spike nel vasetto direttamente nell'environment nuovo. Interessantissimi. Arriviamo a 1000 like ragazzi, condividere il video, iscrivetevi al canale se siete nuovi, lasciate hashtag Brawl Stars qua sotto i commenti per ricevere un cuoricino. E ci vediamo in un prossimo video, speriamo di trovare qualche altro piccolo indizio.